Io mi chiamo Luca Nucci e ho 62 anni. Praticamente che soffro di diabete sono circa 15-20 anni. Oggi mi ritrovo con l'avampiede destro amputato e con la mancanza di due diti al piede sinistro. Sono stato consigliato male a Firenze. Quando la situazione è arrivata al collasso praticamente, che mi aveva ulcerizzato tutta la parte inferiore, e mi sono rivolto, mi hanno dato l'indirizzo dell'ospedale di Pisa. Quello del nostro paziente Luca Nucci non è affatto un caso isolato, purtroppo. Molti pazienti arrivano a noi troppo tardi dopo essere stati mal gestiti o gestiti inadeguatamente, direi, in altri centri periferici. Naturalmente c'è un po' un divario tra le diverse strutture ospedaliere ancora perché, appunto, primo per le risorse che ogni azienda ospedaliera ha e che sono diverse tra di loro. Ci sono regioni più organizzate, regioni meno organizzate e all'interno delle stesse regioni esistono realtà più organizzate e realtà meno organizzate. E anche un po' per ancora latente disinformazione a questo proposito. La medicazione che faccio a Pisa una cosa o un'altra, anche qui a Firenze, ora attualmente, viene sconsigliato di buttare dell'acqua sul piede per il lavaggio. L'ultime tre volte cambiò un'infermiera, me la vedo venire con un ciotolino d'acqua e buttarla sui piedi. Dico, ma che fa? Dico, so che va pulito solamente con la soluzione. Con la soluzione apposta, no? E questa, no, io ho queste direttive, io ho sempre agito così. Ma allora trovatevi d'accordo perché la situazione o si mette l'acqua o non si mette. Però, insomma, grazie alla formazione degli operatori sanitari che anche sul territorio vanno a domicilio del paziente per il rinnovo della medicazione stessa, insomma, questo gap che ci può essere tra le varie strutture piano piano si sta appianando. Questo è probabilmente oggi come oggi il grosso problema di questa patologia, che è una patologia tipicamente multifattoriale e necessita di un intervento coordinato di molti specialisti in una struttura adeguatamente attrezzata, specialmente ai livelli più evoluti della patologia. In primo luogo è sul campo operativo che si esplicita la necessità e l'indicazione ad adottare determinate strategie terapeutiche. Dopodiché poi l'istituzione viene coinvolta proprio nella normalizzazione, nella legalizzazione del processo. Da più di 10 anni la Regione Toscana, che è l'istituzione che è responsabile dell'erogazione dell'attività assistenziale sul proprio territorio, ha prodotto un'attività legislativa ed organizzativa riguardo specificamente questa complicanza del piede diabetico. Nel 2004 sono state promosse, diciamo, le prime linee guida ufficiali nella Regione Toscana che individuavano già dei livelli di cura per complessità crescente della patologia, secondo il modello proposto dall'International Working Group on Diabetic Foot, e quest'anno, nel 2016, questa delibera è stata promossa, ripubblicata, adeguandola al nuovo modello, diciamo, assistenziale che la Regione si è data e introducendo importanti innovazioni. Non tutti i posti funzionano. Dove ora attualmente, dove sto andando, insomma, lì a Pisa mi sembra ci sia una buona comunicazione fra tutti, insomma c'è sempre un quadro generale ben definito. Lo scambio di informazioni e di esperienze è sicuramente l'evento cruciale della formazione e poi anche quindi della trasmissione della cultura in questo senso e quindi l'applicazione anche a livello un pochino più generale di quelle che sono le linee guida sia nazionali che internazionali. L'implementazione delle linee guida internazionali che esistono è molto importante nel nostro caso perché permette di trasferire in maniera adeguata e temporalmente efficace quelli che sono i principi razionali di cura del paziente, riducendo così i costi, perché si riducono i tempi,
e si migliorano i risultati e naturalmente tutto ciò rappresenta un investimento sia in termini di riduzione di rischi, di sofferenze e di esiti per i pazienti, ma anche riduzione di consumo delle risorse, impegno e costi per la collettività e per il servizio sanitario in ultima analisi.